Buongiorno Giottino. Buongiorno. Hai visto, microfonista e... oggi sono Valletto. Valletto di mattina no. Delugelato, allora, la sta puntando da una parte all'altra per lui è così, per intervistare. Lui porta gelati da... Poi fa il gelataio. No. Non il gelatista. Attenzione, ho usato gelato al microfono. Senza cavo, radio microfono. Bene. Invece quello col cavo è quello che è, per esempio, a Michele, che è questo più grosso. Sì, è più grosso, è più imponente, insomma, ecco. Sì, certo. Ma non è un gelato, ok? No. È un cornetto. Tutto sembra perché è un gelato. Allora, noi iniziamo da Marco Mura, che è il regista di Iside, un bruco che diventa farfalla. Come nasce l'idea? Grazie Marco per aver accettato il nostro invito. Marco Mura che nasce come? Parliamo di te adesso, poi arriviamo a Iside. No, sì. Marco Mura nasce dalla madre. Ma sì, certo. No, allora. Pensavo sotto il cavolo, no? Non si sa mai. No, c'è una barzelletta, no? Che fa. C'erano tre nipotini con la nonna. E fa: ah, mamma, chi mi ha portato? Ti ha portato una bella cicogna bianca. E poi l'altro bambino: a te ti ha portato un'aquila reale. L'altro bambino: a me mi ha portato un gabbiano. E la suocera: lo sapevano che erano tre uccelli diversi. Però voglio dire, bella battuta, questa è fine. Cioè, a voi Nicos Santiva andò a avere dei musfei presentati spaldarsi di Versus. Allora, sì, compreso. Esatto. Musa ha presentati il gabbia, che è la gavina nel garese. Come si chiama il gabbiano nel garese? Gavina. Gavina? Sì. E Gavino il gabbiano? No, non si appena. Il gelo, ho detto questa freddura è il gelo. Sapevo che se ridere o piangere, buttare giù dalla finestra. Soprattutto lo sconvidato sono stati un po' che... Pensavano di venire a Quark. Sì, allora. No, Marco. No, Marco nasce regista come? No, Marco nasce prima come appassionato di video e fotografia in generale. Cioè, esatto. Conosce Chicco Solinas intorno agli 11 anni. Mm-hmm. Con lui inizia una collaborazione, certo, video. Poi passo a Catalan TV e dopo Catalan TV con Roberto Gabrielli. Certo. La passione per la fotografia e anche per il video. Hai anche un tuo canale YouTube, se non ricordo male. Sì, l'ho aperto da poco, cioè lo sto attivando da poco, insieme a Sabrina Melone. Si chiama Il Muranov, che è il mio soprannome. Certo. E niente, lì stiamo pubblicando un po' di cose. Abbiamo iniziato con il corto Iside. Iside, come nasce l'idea di realizzare questo cortometraggio? Allora, l'idea nasce estate, non sapevamo cosa fare io e Sabrina. Abbiamo visto che l'ARC, un'associazione LGBT di Cagliari, aveva organizzato un concorso per cortometraggi. Partecipiamo. All'inizio volevamo partecipare con un documentario, visto che io comunque mi sono occupato sempre più di aspetti legati al giornalismo più che al cinema vero e proprio, e quindi volevamo fare un documentario, un'intervista. Però poi con Sabrina abbiamo deciso: ma proviamo con un cortometraggio cinematografico. Certo. Però alla fine è uscita una cosa che è un misto tra un'intervista e un corto. Cioè una cosa per arrivare, abbiamo visto anche il trailer e poi prossimamente uscirà anche il cortometraggio. Sì. Okay. Uscirà quando? Allora, il 22 quando? Verrà proiettato a Cagliari. Sì. Adesso non mi ricordo dove, perché ci sono anche dei problemi con l'ERSU, quindi che mette a disposizione le sale. Però verrà proiettato a Cagliari all'interno del festival. Del festival. Sabrina Melone che incontra Marco Mura. Io Sabrina Melone l'ho conosciuta facendo con Marco Mura, faceva degli speciali per la TV locale, per Catalan TV, Capodanno, delle feste particolari, sì, ma anche sì, per l'estate avevate una sì, vostra rubrica. Ecco. Sì. Poi ho partecipato a un programma che già conduceva, diciamo, Stefano Soro. Sì. E salutiamo. E lui mi ha detto: vieni, partecipa con me. Era la serata di Negramaro. E abbiamo fatto anche delle interviste, diciamo, l'estate. E poi abbiamo pensato a tanti programmi, ma poi non abbiamo realizzato, fino ad arrivare a Iside.
a questo cortometraggio. Il tuo ruolo, il tuo ruolo all'interno di questo cortometraggio? E io sarei la psicologa. Sì, diciamo che è un sogno, cioè nella vita è il mio reale, vero sogno. Nella vita reale non sei psicologa. No, sto studiando per diventare educatrice, però sono, diciamo, ho l'intenzione di continuare di proseguire gli studi studiando psicologia. Quindi è un sogno veramente. Assolutamente, noi ti auguriamo insomma di realizzare Grazie. Questo sogno. Sogno e il sogno di Iside. Passiamo quindi a Iside, la protagonista. Allora, io prima di parlare a Mara protagonista, siccome segui la regia che la psicologa fanampalti son algaresus, tambe si lupalan pochi l'algares, magari va a fe a questa di maschi abbinamenti tra il bruco e la farfalla e le ruga che si arriva il bruco e la papagliora che è la farfalla. E noi di papagliora ce ne intendiamo, perché la papagliora è la famosa papagliora di Belen, che è un'altra cosa. Usato ha venditi tante volte de Belen, ma ben parlate Belen, ma ben parlate di papagliora. Sapevo che sa che era papagliora la farfalla. No, beh, ma solo Marco che parla in algarese, no, che capisce. Analgaris. La papagliora. La papagliora. Scritto papallora. Esatto. Mentre Anna spagnol es mariposa. In spagnolo la farfalla mariposa. No, non lo sapeva. Allora, dalla faccia secondo me manco me ne può fregare di meno. Ah, sapevo che tra l'Italia e l'algarese stanno sighi le ruga che è il bruco e la papagliora che invece è la farfalla. Pure in tuna invece al protagonista di questo la protagonista di questo cortometraggio, Iside. Ecco, questo sogno che diventa realtà, no? Da bruco a farfalla. Adesso parliamo di Iside e come nasce. Iside è stato il tuo vero nome? Sì, diciamo che io sono una transgender, quindi... Ecco, quindi raccontiamo la storia dell'eco. È la storia di una transgender. Gender, okay. Sì, di una persona di sesso, purtroppo di sesso maschile, che nasce con un sesso sbagliato, quindi lotta per, fin dalla nascita, per cambiare sesso. Quindi, come ho detto anche nel trailer, sono sempre stata comunque una donna, solo che ne ho preso coscienza dopo i 20 anni. E quindi questo cortometraggio racconta, cioè ti vedi in questa storia, cioè è la storia della, possiamo dire, della tua vita. Mia vita, sì. Ecco, adesso ti senti ovviamente realizzata, il tuo percorso. Abbiamo avuto anche altre volte degli ospiti delle transgender, hanno raccontato il loro percorso di vita, un percorso sicuramente travagliato, immagino, però insomma gli amici, sì, soprattutto dagli amici si ha una grande mano. Mano, sì. Perché non tutti naturalmente capiscono, perché certo, la gente ignorante c'è sempre, però comunque la gente che ci capisce, che ci viene comunque incontro, quella sì, cioè siamo felici. Io sarò ancora più realizzata, adesso sono in una fase ormonale, quindi sarò più realizzata quando sarò operata, quindi sto facendo ancora l'iter e spero in 1 o 2 anni di essere anche operata, lì raggiungerò il massimo della mia felicità. Già adesso sono felice perché comunque, però il mio finale di essere donna sarà quello dell'operazione. L'importante è essere felici. L'importante è essere felici, il resto poi viene secondario. Perfetto. Certo. Allora, siccome Magrana, che ci ho discusso, mi Magra ha partecipato, Forces. Poi traduciamo Iside, in italiano. Iside Forces, non mi comprendo. Però no, io voglio arrivare. Ecco, invece con Ampris, a che situazione lo genitore si tous? Quanto hanno saputo di questa credo sia situazione. Sempre molto molto duro, molto a volte poi dipende anche dalla realtà dove vive, certo, uno. Allora, i tuoi genitori come hanno preso? I miei genitori male, io ho sempre lottato, comunque poi la vita mi ha dato l'opportunità di venire qui a Sassari. Solo quando sono venuta qui a Sassari sono scappata dal paese, mi sono sentita un tantino meglio, perché stare al paese con dei genitori comunque che ti nascondono, non ti accettano, e quindi devi per forza, poi in un paese piccolo di 1000 abitanti dove la gente chiacchiera, e quindi è così, è quella la sempre realtà, molto difficile. E oggi come difficile. Oggi i tuoi genitori
ti hanno un po', diciamo, è sempre così, però è comunque la situazione è diversa perché adesso sono lontana, quindi li sento poco e niente, e quindi la felicità c'è, perché non vedendoli, stando in una città di 180.000 abitanti, si sta, cioè si respira, comunque c'è gente come te, quindi ti consulti con i tuoi simili, poi mi sono realizzata, mi sono laureata, comunque ho fatto quello che volevo fare, basta, sono felice. Ecco, c'è una fase importante anche esatto, la laurea, perché per esempio nel cortometraggio, nel trailer, si vede nel finale proprio Iside festeggiata per questa laurea. Quindi il bruco che diventa farfalla, sì, io l'ho interpretato come una persona che poi si realizza con la laurea, ma non è quello poi. Ma non è quello, perché comunque dobbiamo essere accettate non perché ci laureiamo o perché come Vladimir Luxuria vince l'isola dei famosi, allora perché sei diventata famosa o perché sei laureata ti devi accettare. No, dobbiamo essere accettate per quello che siamo, perché siamo comunque persone che non fanno niente di male, vogliono solo cambiare sesso, o anche ci sono quelle che comunque non si operano, però comunque vogliono essere, vogliamo essere noi stessi o noi stesse, per quelli che donna uomo o uomo donna, non perché diventiamo qualcosa o perché facciamo qualcosa di eclatante nella società o nella vita. Dobbiamo essere accettate perché ci sono stati casi in cui, come anche la Lussuria, che hanno cambiato, hanno fatto qualcosa di eclatante, quindi i genitori hanno visto, ma questa allora è, quindi no i genitori ci devono stare comunque, perché questo volevo dire. Allora, dopo continuiamo a parlare con Iside, però il coprotagonista, chi è nella prima parte del cortometraggio, che sarebbe Iside nella sua primissima parte di vita, giusto? È interpretato da Manuel. Manuel, sì. Sì, io sarei il Brucco, praticamente. Okay. Perché sorridi il Brucco? No, ti piace essere il Brucco? No, perché non è il coso. Guarda Giottino com'è. E qua dove dire? Allora, è ancora prima del Brucco. Io. Lui è ancora una crisalide. Lui è... No, anzi, vabbè, la trasformazione è quella. Sì. Più che altro... allora, che dire... È la prima esperienza? Sì, da attore sì. Sì. Nella vita invece cosa fai? Tutt'altro, chiaramente. Sì, più che altro sì, io faccio altro, diciamo, vabbè, studio arte, ma per il resto mi occupo di moda e spettacolo, diciamo. Spettacolo nel senso lato, perché comunque... Mi piace molto curare comunque tutto l'aspetto estetico di un'opera teatrale o comunque... Guardando lo sguardo di Emanuel adesso per un attimo col baffetto così mi è venuto in mente Salvador Dalì. Lo sguardo, il taglio degli occhi, Michele guarda. E il taglio anche la bocca e i baffi, Salvador Dalì. Beh, non nascondo il fatto che tento di emularlo, almeno nell'aspetto, perché poi per il resto non... Ho sbagliato, qui l'ho azzeccato. Sì, hai azzeccato. Non sapevo questo, però sono stato al suo museo allora, i baffi sono più corti di Salvador. Quando è che ti scopri invece Brucco tu? Io da sempre... Nel senso, ho sempre capito di essere me stesso e mi sono da subito accettato, perché essere accettati secondo me, cioè accettarsi noi stessi è il primo passo per l'accettazione anche da parte degli altri e dal mondo, e essere se stessi è la cosa migliore che ci sia, senza nascondere niente, e secondo me il maggior sfogo è esprimere pienamente se stessi, esprimersi. Perfetto, noi continuiamo a parlare, tanto Iside e con tutti i protagonisti, regia, la nostra Sabrina, ospiti per tutta la mattinata con noi, questa è la puntata di Mattino in Onda, c'è una canzone, perché Iside naturalmente questa puntata dobbiamo dedicare a lei, c'è una canzone, a lei piacciono le canzoni del passato, quelle canzoni anche d'amore, belle, e noi abbiamo, facciamo uno strappo alla regola, facciamo per Iside, abbiamo una bella canzone d'amore che è stata interpretata anche da Massimo Ranieri, noi la sentiamo nella versione di Orietta Berti, Quando l'amore diventa poesia. Io canto